È tutto pronto per la sesta edizione della giornata dello sport. La kermesse si svolgerà tra domani e martedì con la novità per questa edizione del coinvolgimento dei due capoluoghi. Domani mattina dalle 10.30 l'evento legato all'inclusione si svolgerà all'Auditorium di Isernia con la presenza del campione olimpico di lotta libera a Pechino Minguzzi. Nel corso della mattinata prevista la premiazione dei vincitori degli studenteschi ed anche una serie di dimostrazioni sportive, tra cui quelle di judo con Maria e Luigi Centracchio. Martedì poi in previsione un doppio appuntamento, al mattino il convegno al Pala Unimol, al pomeriggio invece la premiazione alla GIL con la presenza di testimonial del calibro di Rosolino, Maddaloni, Sant'Angelo ed Aldair e la premiazione dello sportivo dell'anno, del miglior atleta maschile e di quello femminile, del miglior giovane, del miglior tecnico, del miglior master e delle migliori squadre maschile e femminile. Quest'anno abbiamo la premiazione dei campionati studenteschi che 2018 che hanno avuto un risultato favoloso e che noi vorremmo che si spingesse ancora di più per avere degli atleti e dei ragazzi che possono mostrarsi al mondo dello sport non soltanto a livello nazionale, a livello europeo e a livello internazionale. Ma credo che alzare la qualità dei premiati significa che c'è una pratica sportiva che comincia ad avere una qualità nel Molise da poter vendere fuori. Anche interventi specifici in relazione all'importanza della manifestazione. Questo è uno degli interventi, però